me tornare qua è ricordare quando ho fatto il magistrato per tanti anni e quindi è un luogo che mi procura sempre profonde emozioni ogni volta che ci ritorno. E poi incrociavo i ricordi e le riflessioni di quando ascoltavo i discorsi quando ero magistrato e ad oggi, diciamo così, da sindaco, sempre da magistrato dentro, ma esercitando un'altra funzione. Alcune frasi sono un po' sempre le stesse. L'esortazione a una legge uguale per tutti, che continua a non esserlo, secondo me in modo evidente. Sottolineerei anche una dicotomia che nel 2014 mi è sembrata sempre più evidente tra legalità formale e giustizia, su cui magistratura e politica si dovrebbero interrogare sempre di più e trovare soluzioni che possano far avvicinare le due frasi. Perché se c'è una legalità formale rispettata, ma una giustizia che non si realizza, è il fallimento dello Stato di diritto. Questo è un tema secondo me molto importante. Poi sottolineare, secondo me, con più forza, io almeno mi sento di sottolinearlo con più forza, di come le corruzioni e le mafie hanno profondamente intriso le radici delle nostre istituzioni, non solo della politica, ma anche degli apparati di controllo dello Stato, delle burocrazie, della stessa magistratura. Ecco, questo è un grido, secondo me, che deve essere sottolineato maggiormente, come mi farebbe piacere ogni tanto magari ascoltare anche un po' di autocritica complessiva da parte un po' di tutti, sia da chi rappresenta il governo, sia da chi rappresenta il Consiglio Superiore della Magistratura, in generale. Quindi oggi, diciamo, da sindaco cerco, come dire, di fare in modo nel nostro piccolo di applicare la Costituzione affinché la giustizia possa vivere sempre di più a dispetto certe volte di una legalità che è solamente apparente.